Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi facciamo un video di un brand di nicchia, diciamolo pure tranquillamente di nicchia, e ho praticamente catalogato 5 fragranze di questa maison, appunto parigina, che mi fanno veramente impazzire. Lo so che a volte lo dico molto spesso, però ci sono delle maison per cui il mio naso è più aperto, tra virgolette, no? Quindi io apprezzo molto di più magari un marchio come questo di cui vi sto per parlare, magari rispetto ad una casa come può anche essere Montale, piuttosto che Beaufort. Ci sono praticamente delle caratteristiche di ogni maison, di ogni casa profumiera, che a me attraggono maggiormente, o al contrario proprio non ci vado a nozze, non ci vado d'accordo. Con Etat Libre d'Orange invece è nato un amore indissolubile. Credo che sia nel panorama artistico, ma anche in fragranze in generale, proprio un concetto bello di profumeria artistica, veramente un concetto di profumeria artistica di nicchia. Sto parlando, come avrete capito, vi ho appena accennato, che è Etat Libre d'Orange, che è questa maison di Etienne de Suard, spero di pronunciarlo correttamente, che nel 2006, stanco di tutto ciò che sentiva in giro per la Francia, per l'Italia, per l'Europa come fragranza, ha deciso di, sai che c'è, mi creo il mio marchio, investo nelle materie prime, e il mio concept sarà quello di stupire e di andare completamente fuori dagli schemi. Tant'è che hanno fatto creazioni che purtroppo ormai non sono più reperibili, che hanno veramente fatto la differenza. Sono trasgressive, osé, sexy, al contrario sono caste, cioè veramente hanno di tutto e di più di caratteristiche queste fragranze. Come vi dicevo, due accenni sul marchio. Parigino del 2006, all'interno della collezione ci sono circa 30 fragranze e il nome viene dal luogo di nascita di Etienne, che è appunto un piccolo stato libero del sud dell'Africa, che appunto si chiama Etat Libre d'Orange, quindi piccolo stato arancione libero, e lui appunto ha cambiato la nomenclatura diventando Etat Libre d'Orange. Partiamo con i 5 profumi che io adoro di più di questa collezione. Partiamo dalla posizione numero 5. Allora, parliamo di una fragranza fiorita, freschissima, che quando ho visto sullo scaffale di Etat Libre d'Orange ho detto vorrei sentire lei, ma così, senza sapere niente. Mi piaceva tantissimo il packaging. Sto parlando di Yes I Do, appunto, di Etat Libre d'Orange, Don't Get Me Wrong Baby. Allora, lui è un profumo prevalentemente fiorito sul mughetto, sulla nota leggerissima del fiore bianco, con delle note di gardenia, di gelsomino notturno, sul fondo avete delle note di ambra e di latte, e tutto è condito da questo caramello. Non fatevi ingannare però, ragazze e ragazzi, non è un profumo prevalentemente gourmand, è un profumo veramente come se avesse un bouquet di mughettini fioriti piccolissimi ma con potenza allucinante davanti al volto, quindi io lo vedo come un fiorito elegantissimo. Lo vedo benissimo su una sposa, perché sapete che il gelsomino in realtà è proprio stato abbinato alla figura di una sposa, quindi che deve portare fortuna, e in questo caso il gelsomino con il suo mughetto all'interno fa veramente ricordare quello che è la preziosità e la delicatezza di una sposa, con le sue insicurezze dell'evento, piuttosto che tutto ciò che riguarda le titubanze del futuro, ma la gioia di avere poi un marito attraverso una cerimonia. Questo è quello che io vedo in Etat Libre d'Orange, in Yes I Do. Yes I Do è appunto Sì Lo Voglio. E come vi dicevo, se amate il genere fiorito, delicato, perché questo è uno di quei profumi che voi mettete ma la persona che vi sta accanto lo percepisce soft, perfetto per questa stagione secondo me, e dà proprio la sensazione di avere questo bouquet, un bouquet classico, fiorito bianco, veramente solare e veramente candido.
Alla posizione numero 4 troviamo uno degli estratti di Età Libre d'Orange, perché ci sono al momento 5 estratti, perché è uscito una settimana fa l'ultimo, che è Frustration. E sono concentrazioni ovviamente maggiori, quindi hanno prezzi maggiori, performance tra virgolette chi più chi meno migliore dello De Parfum, proprio per concentrazione di materia prima. E vi sto parlando di Experimentum Crucis. Super fruttato, super elegante, enigmatico, è una nota di mela, mela rossa, su un letto proprio succoso di lici, miele, patchouli e muschio. Allora, Experimentum Crucis, super chiacchierato sul web, io vi invito ovviamente ad andare a sentirlo, ne avevo già parlato in un altro delle mie stories, più che altro, non nei miei video. Lui è una di quelle fragranze che lascia la scia inevocabile. Ha questa nota fruttata secca di mela, io non la vedo una mela succosa, la vedo più che altro una mela secca, con queste note indefinite. Essendo un estratto, poi ci va veramente un bel po' prima che lui evolva completamente, e ha insieme a queste note che vi ho appena detto una nota di rosa. Quindi prende un po' l'ispirazione appunto questo profumo dalla storia di Newton, che gli cade addosso una mela e così scopre poi la teoria della gravità, e in questo caso io mi immagino proprio Newton in questo roseto che raccoglie questa mela e viene inebriato dall'odore della frutta, ma dall'odore comunque della rosa. È quindi un profumo rosato sicuramente, bellissimo e da utilizzare nelle notti d'estate secondo me, e ha una bellissima persistenza ed è estremamente elegante. Cioè, alla posizione numero 3 troviamo invece una fragranza che io definisco pulita. Quindi tutto ciò che riguarda la pulizia, il sapone, il detergente, un po' come Blanche di Byredo, un po' come Bubble Bath di Maison Margiela, e poi guarda, andrei avanti perché poi i profumi puliti non finiscono mai, ce ne sono davvero tantissimi e vorrei averli tutti. Lui è invece una scoperta, perché è Exit the King, e ovviamente lui è uno de parfum, e ha questa nota inconfondibile, pulita, muschiata, veramente favolosa, di sapone e di schiuma da barba. Cioè, quando io avevo letto la piramide ho detto assolutamente questo devo sentirlo per me. In realtà sta un sacco bene al mio fidanzato, infatti, che sono spoiler o niente, sarà forse un regalo poi per il compleanno. Tutto accompagnato dalla delicatezza e dalla fioritura, dall'essere fiorito del gelsomino, il muschio bianco che riesce a rendere talcata questa fragranza ma fresca, il muschio di quercia. Quindi comunque è un profumo favolosamente elegante. Immaginatevi proprio di avere, non direi un borotalco perché non è talcato, è più che altro muschiato. Cipriato neanche, non è cipriato, comunque ha questo corno di schiuma da barba. Immaginatevi quando dovete fare una rasatura, piuttosto che, parlo a voi uomini, dovete eventualmente farvi la rasatura alla barba e avete quella, non so se è la pro raso, comunque avete questa schiumina da barba che ha quell'odore di pulitino, di proprio di sapone, no? E quindi lui ha questa nota che veramente sembra troppo la schiuma da barba. Alla posizione numero 2 troviamo invece un profumo che ho scoperto tardi della collezione di Età Libre d'Orange, perché è un profumo incensato. In realtà è il profumo con la maggior concentrazione di oli essenziali, infatti ha un packaging tutto suo, ed è Rien, perdonate il mio francese, ed è Rien. Lui ha, mi sembra, il 30% di concentrazione, quindi è quasi praticamente un estratto, se non vado errato, e ha una potenza nel suo juice che è inequivocabile ed è innegabile. Lui è una fragranza incensata, rosa, incenso, cuoio, labdano, burro d'iris, muschio di quercia, patchouli, cioè è il classico profumo che magari sul subito non direste no, vabbè, ma questo incenso di chiesa, io non sono un amante degli incensati, però quando l'ho sentito c'è stato qualcosa
che ho detto, tra che mi ero fatta un po' appassionare dalla sua storia, che quindi rien vuol dire niente, ma in realtà è tutto concentrato all'interno, quindi è un gioco di parole, ha questa concentrazione elevatissima rispetto a tutti gli altri profumi della profumeria. Quindi quando l'ho sentito ho detto, ma proviamo questo incenso, cioè veramente è una rosa fumosa, fresca. Secondo me c'è un frankincenso all'interno perché è molto fresco, mentolato quasi. E effettivamente è un profumo comunque fresco. Vedete queste note pepate. Poi si sposta e si apre il profumo su queste note incensate, fresche, fredde. Quindi non è l'incenso da chiesa. È un incenso conturbante. Poi sapete, una chicca che mi è stata detta in un corso, le profumazioni incensate riescono a calmare l'anima, quindi riescono a riportarla verso il corpo, comunque concentrandola, riescono comunque a farla calmare proprio. Ed effettivamente io ho trovato questa cosa in alcuni profumi incensati che non avrei mai detto. Ad esempio mi viene in mente un Diptyque con tantissime fragranze incensate. Nonostante io non sia un amante del genere, io ho ritrovato un senso di calma, un senso di pace, come se l'incenso in qualche modo fosse mistico. E Rien è una di quelle fragranze. Quindi alla posizione numero 1 invece abbiamo un profumo che io ho sentito tempo fa e non mi era piaciuto perché sapeva troppo di violetta. Secondo me avete già indovinato. Sapeva troppo di violetta e quindi l'ho subito scartato. Cioè stupidamente, tra l'altro io all'epoca non ero così conscia del mondo dei profumi artistici, quindi avevano usato la mouillette. Ah, schifo, viola, e l'ho buttato via. Quindi senza aspettare l'evoluzione, e ho fatto malissimo, anzi vi consiglio sempre di aspettare qualche minuto, e su alcune fragranze, soprattutto gli estratti, di aspettare qualche ora. E sto parlando di Putain de Palace. Sì, sì, si chiama proprio così, non sto scherzando. Loro sono proprio famosi in età Libre d'Orange, proprio per stupire, ma anche solo con un nome che vi accalappia la curiosità e dite, ma chissà com'è questo profumo. Quindi Putain de Palace, come si diceva, ma come poi anche effettivamente è stato reale, la violetta all'epoca era veramente una di quegli oli essenziali che poi ovviamente estratto super concentrato veniva utilizzato, si diceva, per le donne un pochettino più facili, di facili costumi. E quindi Putain de Palace prende un po' spunto dalla volgarità che si dice abbia la violetta, no? Quindi quell'estro di essere un po' prorompenti, sfacciati, polverosi, viola, tutto ciò che riguarda l'essere proprio osé. Putain de Palace si apre proprio con una classica violetta, una violetta polverosa, retro, che veramente non vale la pena quasi sentirlo tutto, se uno lo sente così. Ma fidatevi di me, soprattutto se siete degli amanti di blanche, di note pulite, in questo senso qua, che dopo 40 minuti, almeno su di me, 40 minuti, è tutto un altro profumo. Ovviamente la violetta se ne va, ma se ne va completamente, cioè rimane solo quella polverosità talcata. Troverete poi tutta la piramide olfattiva che inizialmente è sovrastata da questa nota di violetta, no? C'è la polvere di riso, quello che fa sì appunto che il profumo rimanga un talcato fresco, c'è il muschio bianco, c'è una punta di zenzero, c'è un timidissimo mughetto a braccetto con del cuoio. Cioè veramente sembra di aver appena fatto la doccia con uno di quegli shampoo che vi lasciano quell'aroma favoloso, quelle spume per capelli che vi lasciano quegli aromi che vi rimangono non si sa come per tutto il giorno, rimane poi in realtà lo scheletro del profumo che è pulito. Quindi c'è un dualismo in questo profumo spaventoso che veramente vi invito a sentirne tutte le parti di Putain de Palace. Violetta esuberante inizialmente, che magari può essere l'idea della donna facilona di un tempo, e poi alla fine, una volta conquistata, la donna si apre, diventa dolce, quello che poi è alla fine nel suo intimo, e quindi con questa nota di mughetto fragile, di gelsomino, di assoluto, di rosa, rimane poi un profumo veramente femminile, dolce, fresco, talcato. È veramente
un profumo da sentire. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Questi erano i miei 5 profumi preferiti di Eau Libre d'Orange, ce ne sarebbero davvero tantissimi altri da menzionare, però volevo fare proprio il focus sui miei profumi preferiti di questo marchio. Ovviamente scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri, se conoscete il brand e se conoscete questi che vi ho appena fatto vedere. E se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!